Il nostro impegno che assumiamo è di garantire l'assistenza a chi soffre di questa malattia, a volte oscura, e ha pagato l'isolamento. Abbiamo mantenuto l'impegno e lo manterremo sulla lotta al crack. Abbiamo approvato giorni or sono la legge sufficientemente finanziata di parecchi milioni e questo è nel solco di questi impegni, manterremo anche questo. La nostra attenzione al mondo della sanità è senza se e senza ma, come ho detto poc'anzi, sulle liste d'attesa, al potenziamento dell'emergenza. Dobbiamo fare in modo che tutta la politica faccia sistema. Così come anche mi auguro, in occasione dell'imminente discussione in Parlamento della nuova rete ospedaliera, che si abbandonino campanilismi, ma che si guardi all'interesse della sanità del cittadino e della sua buona assistenza. Evitiamo i doppioni, evitiamo i campanilisti, lavoriamo tutti assieme per fare in modo che chi sta male venga ben curato dal servizio pubblico. Da oggi la Sala degli Specchi di Palazzo d'Orléans è dedicata all'avvocato Maria Mattarella, il segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, scomparsa lo scorso 9 settembre. La cerimonia di intitolazione, voluta dal governatore Renato Schifani per onorarne la memoria in occasione del trigesimo, è avvenuta stamattina in maniera riservata, così come richiesto dai familiari. Erano presenti il presidente della Regione, il capo dello Stato Sergio Mattarella, i figli della stimata dirigente Giovanni e Piersanti, il fratello Bernardo, i cugini e una ristretta rappresentanza di amici e colleghi. Il premio Nobel per la pace 2024 è stato assegnato a Nihon Hidankyo, un gruppo giapponese di sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, per il suo attivismo contro le armi nucleari. Dietro a questa scelta, ha spiegato il Comitato norvegese per il Nobel, c'è la preoccupazione per il fatto che parlare di utilizzo di armi atomiche non è più un tabù. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the Peace Prize for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapons must never be used again. E grande è stata la soddisfazione espressa dall'organizzazione che fu fondata nel 1956 da un gruppo di sopravvissuti agli attacchi atomici statunitensi durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci troviamo all'hotel della Baia Verde di Acicastello, Catania, dove si sta svolgendo un interessante e notevole convegno di 2 giorni con 60 sessioni sul danno degli organi e lo scompenso cardiaco. Sono qui con il nostro responsabile scientifico, il dottore Giuseppe Leonardi, che è anche responsabile al Policlinico di Catania dello scompenso cardiaco. Sì, lo scompenso cardiaco ha una mortalità talvolta superiore a certi tipi di tumore ed è una vera e propria pandemia perché meglio curiamo i pazienti nella fase acuta e poi più tardivamente abbiamo evidenza di questa progressione di danno. Ma soprattutto questo accade quando i farmaci non possono intervenire adeguatamente perché ci sono delle mutazioni genetiche che interferiscono sulla contrattilità del ventricolo sinistro o di tutto il cuore. E questa è una ricerca che abbiamo portato avanti con l'Università di Bologna, trovando finalmente la possibilità di dimostrare che le cardiomiopatie dilatative a coronarie integre di fatto hanno un substrato genetico e come tale si manifestano in maniera e in modi e tempi diversi lungo l'arco della vita e tocca a noi interpretare segni e sintomi per avere una migliore stratificazione prognostica dei nostri pazienti. Thank you.
Doniamoci Fundraising Dinner 2024 da Radice Pura. Questo è il palco, tra non molto un evento eccezionale che è sotto ci. Eccoci qui, settimo anno di Fundraising Dinner, è una bellissima serata, chiamiamola di solidarietà, ma anche una grande festa. Il cibo unisce il vino e insomma è tutto più bello. Oggi c'è un impegno maggiore che è quello di, come dire, portare fondi per due progetti importanti. Uno è quello di fondazione fibrosicistica, sì, è tanti anni che veniamo in Sicilia, una terra meravigliosa, piena di generosità e anche piena di iniziative che così non sono tante. Ecco, io che da 27 anni faccio questo tra virgolette mestiere non ho mai troppo spesso visto questa energia. Il progetto è molto importante, si tratta del primo laboratorio genetico dedicato interamente alla fibrosicistica, è un progetto di respiro internazionale oltre che di eccellenze italiane. La fibrosicistica è una malattia genetica grave, è una malattia multiorgano, quindi che ha, diciamo, la cui ricerca può avere effetti benefici anche per altre malattie magari meno, più sottili o meno note della fibrosicistica, la quale peraltro è una malattia difficile perché è una malattia che non si vede, è cosiddetta invisibile, che affligge una serie di organi, diciamo il più evidente dei quali è il polmone, quindi la respirazione, però anche degli organi dell'apparato digerente. Quindi tutto quello che si potrà fare nel più veloce tempo possibile nel futuro dal punto di vista genetico credo che saranno passi importanti e fondamentali per sconfiggere questa e altre malattie.